Siamo tornati in Serie A dopo tanti anni nei campionati inferiori dove il dissesto ci aveva relegato. Così il sindaco Giorgio Del Ghingaro all'indomani dell'approvazione del bilancio preventivo 2021. Una manovra da 110 milioni che pareggia finalmente i conti e che dopo la chiusura del dissesto recupera anche il disavanzo. Abbiamo la possibilità di avere tante risorse che in questi anni abbiamo messo da parte, abbiamo accumulato, e abbiamo la possibilità di spendere queste risorse per fare opere pubbliche. Ecco, noi destineremo queste risorse che abbiamo a disposizione, circa 30 milioni d'euro, proprio in opere pubbliche, per far ripartire la città, per renderla migliore. A giorni, i primi dell'anno, partiranno i lavori della terrazza della Repubblica. Prioritari saranno anche il mercato del Piazzone e la Marina di Toro del Lago. Ma la speranza del 2021 è la riapertura dello Stadio dei Pini. I lavori sono fermi dopo la demolizione delle gradinate scoperte a settembre. La progettazione è in corso, c'è un breve ritardo causato dal fatto che non abbiamo il dirigente oggi all'urbanistica e ai lavori pubblici perché ha trovato posto in un altro comune, e quindi abbiamo avuto uno stallo di 2 o 3 mesi risolto con il bando che abbiamo fatto, e nei prossimi giorni ci sarà la nuova assunzione e quindi riprenderemo tutto l'iter che è stato interrotto in questi mesi. Però lo stadio è una priorità assoluta. Rompe il silenzio il sindaco sulla crisi della Perini Navi, monitorata da tempo. Entro il 15 gennaio il cantiere Viareggino deve presentare un piano di rientro in tribunale a pochi mesi dall'ingresso del fondo di investimento londinese Blue Sky. Del Ghingaro lancia però un messaggio molto chiaro all'attuale proprietà. Noi non vogliamo manovre speculative dal punto di vista finanziario, e quindi non vogliamo una ricostruzione di un'azienda che non abbia una finalità industriale. Col piano industriale, che noi non abbiamo ancora avuto modo di vedere perché non ci è ancora stato consegnato, faremo queste valutazioni. Se da queste valutazioni verrà fuori che c'è un futuro di sviluppo, naturalmente con basi finanziarie solide, basato su una prevalenza industriale di sviluppo, bene, noi daremo una mano in tutti i modi. Se invece ci sarà un depauperamento o del marchio o delle maestranze o dell'industria, quindi del futuro della nautica della Perini a Viareggio, beh, è chiaro che noi ci porremo da un'altra parte a salvaguardia di questi presupposti.